strategie di comunicazione che quindi volevo capire meglio appunto dalla presidente di questa associazione CCS Minera Sclerosi Multipla. Sì. L'associazione è figlia della Fanpage, si chiama così CCS Guerra Sclerosi Multipla perché di questo si occupa, cioè l'obiettivo, insomma la Fanpage ha creato una mobilitazione delle coscienze, ha dato la possibilità a moltissime persone di contattarsi una con l'altra, di sapere, di conoscere. Dopo questo convegno di Vicenza, che è stato il 23 gennaio del 2010, che ha organizzato Smuovi la Vita, una fondazione a cui tutti dobbiamo moltissimo, perché quasi tutto poi è nato da quel convegno, la prima volta che, essendo poi andato completamente in rete l'intero convegno con tutti gli interventi, tutti i professori, eccetera, è stata veramente una possibilità rivoluzionaria di conoscere questa realtà, di cercare, cominciare a capire davvero, no, cosa succedeva. E in seguito a questa particolare occasione, il 9 aprile del 2010 è nata l'associazione. L'associazione quindi si è chiamata così perché questo è il suo ambito e proprio voleva dare, no, diciamo, ai nostri, per dare visibilità e concretezza a questo movimento di malati che si era manifestato su Facebook. Su questa pagina in cui nell'arco di pochissimo tempo, no, si è arrivati da 350 iniziali a... adesso siamo a 36.000, cioè era un moltiplicarsi di contatti e di persone che si potevano informare. L'associazione poi ha fatto una sua pagina, ben più piccola, semplicemente non per dissociarsi nel modo di assoluto, ma per una questione di chiarezza comunicativa, siccome noi abbiamo una nostra linea politica, era per poterla manifestare chiaramente, per dire qual era il nostro punto di vista, a prescindere dalla fanpage che ci fa. Noi come associazione insomma, abbiamo voluto fin dall'inizio cercare di organizzare, dare ordine alle informazioni e a farne un uso concreto e fattivo. Abbiamo cercato, la prima, insomma, i nostri compiti che ci siamo dati da subito è stata la informazione, che era tanto giusto, e la controinformazione, obbligatoria poiché a nostro avviso una parte dell'informazione che circola non è corretta perché sempre a nostro avviso viziata da una serie di peccati sia di origine che poi di evoluzione. Quindi questa informazione si è, questo tentativo di informare si è diretto sia verso gli altri, i media in cui crediamo moltissimo, noi siamo assolutamente convinti dell'interazione tra la stampa e insomma è il web, personalmente io poi ho fatto questo mestiere tutta la vita, quindi sono assolutamente consapevole dell'importanza dell'intreccio di come l'uno può dare all'altro e come ambedue siano ormai fondamentali, continui a essere fondamentale la carta stampata, secondo me, comunque i mezzi cosiddetti tradizionali. E quindi noi abbiamo fatto un'opera veramente capillare di informazione dei giornalisti, almeno un tentativo, perché non è facile perforare tutte le barriere, affinché sapessero, conoscessero anche la realtà del nostro pensiero e soprattutto delle pubblicazioni scientifiche su cui il nostro pensiero si ancora. Noi, la cosa straordinaria del web è che nel momento in cui esce una pubblicazione su PubMed, automaticamente, dopo pochissimo tempo, ne siamo a conoscenza, c'è qualcuno che fa una buona traduzione, e a volte, insomma, così si è un po' in qualche modo scardinato il rapporto, se volete, di potere che c'è tra medico e paziente, laddove il paziente è più consapevole, naturalmente non è un medico, quindi rimane parziale la sua capacità di conoscere e capire, però insomma essere informati in questo senso secondo me è estremamente utile per il malato che diventa consapevole, si gestisce diversamente la sua malattia, non solo perché entra in contatto con quelli che hanno lo stesso problema grazie al web, ma perché nei suoi limiti conosce ciò che viene scoperto, che viene studiato sulla sua malattia.
mi sono persa, comunque dicevo, informazione rispetto ai giornalisti, informazione rispetto ai medici, ognuno col proprio medico di base, diffusione il più possibile di questo tipo di informazione. Lavoro durissimo, vi assicuro, difficilissimo e che richiede tantissima energia. Comunque un tentativo. E poi anche il rapporto con le istituzioni. Abbiamo cercato in tutti i modi di informare proprio le massime istituzioni, il Ministero, la commissione d'indagine sul Servizio Sanitario Nazionale, che prima era diretta dal senatore Marino, adesso non sappiamo cosa succederà, ma insomma il Ministero che ci ha ricevuto più volte, sia noi da soli come associazione che insieme a tutte le altre associazioni che si occupano di questo, per far sì che per cercare di smussare il rischio che fossero raggiunti solo da un'informazione parziale su quanto stava accadendo nella sperimentazione e nella ricerca scientifica internazionale, indipendente. Per cui noi abbiamo molto battuto su questo con il Ministero, abbiamo presentato una documentazione che ha, parola sua, impressionato l'ex ministro Balduzzi, e poi abbiamo scritto una lettera estremamente, abbiamo cercato in tutti i modi, insomma, di far sì che avessero in mano tutti gli strumenti possibili per giudicare, appunto, come riusciva fuori anche dalla ricerca, no? E potessero quindi stabilire delle linee guida, delle circolari, comunque dare un indirizzo alla ricerca scientifica che fosse, avesse in mano, insomma, tutti gli elementi su cui fondare queste scelte. Ci siamo riusciti in parte, però noi ci abbiamo provato e continueremo fino a che abbiamo. E poi abbiamo molto curato il rapporto anche con le associazioni, con sorelle internazionali, le altre associazioni che si occupano di questo, perché anche lì la rete è importantissima. Abbiamo raccolto i fondi perché chiaramente crediamo, non fideisticamente, ma perché ne siamo convinti, alla sperimentazione guidata dal professor Zamboni, Breitris, abbiamo raccolto nel nostro piccolo dei fondi per questo e crediamo sinceramente di avere anche contribuito a stimolare forse la regione Emilia-Romagna affinché poi lei coprisse per intero la spesa della sperimentazione e ne consentisse quindi la partenza. Abbiamo fatto una campagna mediatica molto, molto divertente e ci ha aiutato una grande compagnia pubblicitaria che si chiama Lowe Pirella Fronzoni, che gratuitamente ha immaginato immagini, cose radio molto carine, insomma, e anche grazie a questo abbiamo raccolto altri fondi che, poiché la regione Emilia-Romagna non ha più bisogno, cioè Breitris, destineremo a studi connessi. Rispetto all'interrogativo della ricerca, se quanto internet possa condizionare la ricerca scientifica, io ovviamente non ho una risposta. Certo è che una pressione di un movimento di opinione informato e consapevole credo che qualche peso possa averlo. Questo non vuol dire condizionare, vuol dire stimolare, secondo me. Quindi sottovalutare del tutto questo ruolo forse potrebbe non essere corretto. Non a caso, per esempio, mi ha molto colpito quando la FDA, non so se invece prese una posizione alquanto critica o comunque diciamo prudente rispetto alla CCSVI, all'intervento di antroplastica, eccetera, poi la società di radiologia interventistica internazionale ha preso posizione a sua volta rispetto a questo e ha ringraziato i gruppi di sostegno che hanno spinto in avanti la comunità medica a rispondere a questa sfida. Cioè anche i grandi organismi scientifici si rendono conto che avere una sostegno in qualche modo dei pazienti, della comunità dei pazienti, è una cosa buona e può essere utile. Credo di aver finito.